suoi limiti, ma che in qualche modo può aiutare tutti noi, sia il tecnico, perché poi vengono a prendere anche me, nel senso che dicono: ma tu hai quel dato lì da un mese, dicevi che tanto era uguale, oppure dicevi così, non ce l'hai detto prima, no? Così. Cioè, nel senso, secondo me, io proprio ci ho pensato, ho detto, ma come ci tuteliamo? Che non sono per. E quindi secondo me bisognerebbe caratterizzare queste curve un po'. Io così vi propongo questa semplice metodologia, ho fatto solamente un po' di semplice analisi statistica. Adesso è tardi per parlare della metodologia, ma è molto più semplice di quello che si può pensare. Vi faccio vedere i grafici, no? Cioè, ho fatto un calcolo dei percentili sulla base di un'analisi di frequenza percentuale cumulata. Detto in soldoni, cioè, che cosa vuol dire? Provo a spiegarlo nel modo più semplice possibile. Allora, io ho preso una curva, ho preso una frana. Allora, consideriamo la metodologia, no? Ho preso una frana, ho diviso in classi di frequenza e di velocità, ho preso le mie. Aspetta, vi faccio vedere questo. Questi sono i valori di velocità che ogni mese il mio inclinometro fisso mi dà. Io ho preso questi valori e li ho classificati secondo delle classi di velocità. Cioè, ho detto quante volte il valore è stato zero. Vedete, sono praticamente un dato ogni mese. Quante volte ho avuto zero di velocità in quel mese? 21 volte, frequenza assoluta. Quante volte la velocità è stata tra 0 e 3 mm? 12 volte, quante volte è stata tra 3, 5, 9, 3 volte e così via. Poi ho fatto dalla frequenza assoluta, la frequenza relativa, la frequenza percentuale, la frequenza cumulata, cioè che vuol dire il 21%, no scusate, il 41% delle volte la frequenza cumulata ho avuto 0 volte, poi più le 12 volte sono arrivato a 64, alla fine arrivo al 100%. Spero di essere abbastanza chiaro. Quindi la curva, la frequenza accumulata in sostanza è questa curva qua. Cioè io ho distribuito la mia serie di dati attraverso dei valori discreti, che vuol dire dei valori reali, no? Perché poi dopo uno può modellizzare la curva con dei valori casuali e con una funzione, ma poi non mi accendiamo. Però quantomeno, almeno ho provato a caratterizzare la mia curva in questo modo. Poi cosa ho fatto? Ho detto: mettiamo un po' i percentili, ovvero l'ottantesimo, questa linea rossa corrisponde all'ottantesimo percentile. Qui c'è un errore, dovrebbe essere qua l'ottantesimo percentile. Comunque, vabbè, l'ottantesimo percentile vuol dire tutti i valori che ricadono come probabilità l'80% delle volte sono i valori che vanno da 0 a 13 mm. Il cinquantesimo percentile sarà questo, il sessantesimo percentile sarà questo. Poi cosa ho fatto? Ho giocato e ho provato a mettere i codici 1, 2 e 3 che mese dopo mese ho simulato perché sono partito da molto prima. Il disciplinare è partito nel 2013, se avevo una serie storica del 2008 l'ho fatto dal 2008 per vedere come funziona, per testare il modello. E ho provato a mettere i percentili dove questa cosa qua aveva più o meno dove c'era uno scatto di punti. Per esempio, vedete qua sotto, oltre a questo percentile che è il 91esimo percentile, io ho solo più codici 2 e codici 3. Chiaramente, quando io sono all'inizio della serie storica, ho dei codici 3 anche per valori di velocità molto bassi, no? Qui ho la frequenza accumulata e qua ho il valore di velocità. Questo perché? Perché quando io comincio con la serie storica, se prima muove di un millimetro, poi fa 1,5, e chiaramente mi va in 3, no? Quindi questo modello non è un modello che va bene da utilizzare su una curva giovane. Bisogna in qualche modo analizzare un po' di curve e vedere come si comporta. È molto pericoloso, lo so benissimo, perché ogni frana si comporta in un certo modo, però poi alla fine uno, anche strumento, per dire dove metto il codice, che valore ha quel codice, lo devo dire. Non vuol dire cercare di dare delle risposte dove non si possono dare. Siamo tutti geologi, sappiamo benissimo che poi le frane si comportano sempre nell'opposto rispetto a quello che. Cioè, non voglio fare l'ingegnere della situazione, non me ne voglio se c'è qualcuno che fa ingegnere, però
chiaramente, cioè, io qua mi sento di dire che alla fine, con una curva, con una serie storica consolidata, i codici 2 cominciavano a partire dopo il 91esimo percentile, punto. Questo vuol dire solamente che io, quando ti offro un dato, ti sto dicendo che alla fine, con una serie storica abbastanza importante, solo nel 9% dei casi di velocità sono andato a darti un codice 2. Mi sembra un dato abbastanza soddisfacente. Il problema è che io ho analizzato diverse curve in cui invece magari avevo il codice 2 che mi veniva, questa viene bene, ma ce ne sono tante altre dove invece, come quelle che vi ho fatto vedere prima, figurati, tu dai dei codici 2 con un percentile che è del 30-40%, che significato ha? Cioè, non lo so. Cioè, io ho provato a fare questo lavoro, non so se mi sembra che ci avrei spiegato in modo più semplice, penso che abbiate un po' capito, no? Da qua ho provato a spingermi ancora un po' più in là, cercando di valutare sulla base di una serie di valutazioni della probabilità, a definire delle curve di distribuzione di probabilità, che sono curve per cui uno deve trovare una funzione che modellizza più o meno quello che è l'andamento della mia curva di frequenza. Quindi non sempre c'è una curva, una funzione di valori casuali che mi definisce il comportamento di quella frana, anche perché io posso anche dire non me ne frega niente se ha sempre valori bassi e poi dopo ho un picco ogni 10 anni, ma è quel picco lì che poi alla fine mi dà movimento, no? Ma è solamente, di nuovo, cioè ci può stare, però solamente per in qualche modo cercare di caratterizzare un dato che noi diamo. Quindi se uno fa le cose in modo onesto e dice questo non è un modello che ti individua chissà che cosa, ma solo quantomeno ti definisce a livello statistico la probabilità che io ho avuto su quella serie storica di avere un dato così forte. Poi sappiamo bene tutti che ci sono delle frane che si svegliano dopo 100 anni, che ne so, no? Quindi, cioè, di che stiamo parlando? Uno può anche dire questo, no? Ma nel momento in cui io sono costretto dall'alto a dire no, fai il disciplinare, no, fallo così, no, in qualche modo, cioè io dico come se fossi io, ma come se fossi anche dalla vostra parte, no? In qualche modo mi sembra che potrebbe essere utile caratterizzare un pochettino questi codici, questi dati. Quindi in questo sistema, se noi immaginiamo di definire la densità di probabilità come l'area sottesa, la derivata della funzione di x per dx, no? Cioè nel senso dell'intervallo che mi interessa, no? Quindi in questo caso la densità di probabilità non è nient'altro che l'area sottesa rispetto a un intervallo che io definisco. Lasciamo perdere le formule, la cosa è molto semplice. Io adesso ho provato con la distribuzione normale, con una gaussiana. Poi uno può dire, no, guarda che la gaussiana non va bene, ci vuole un'iperbole, no, guarda, facciamo con un'altra, ma non ha importanza. Adesso io vi faccio vedere questo, no? Io che cosa faccio? Definisco una gaussiana sulla base di alcuni valori medi della mia serie storica. In questo caso a me basta la media, o poi posso decidere se fare una media diversa, una media pesata, una mediana, sono alcuni concetti per cui io posso definire un po' meglio la deviazione standard, e poi un intervallo minimo e massimo in x, dove sarebbe la velocità, no? Quindi immaginate il valore sull'asse delle ordinate, il valore di velocità e sull'asse il fattore di velocità e tempo nell'asse delle x. Cioè, mi spiego meglio, qui io ho fatto un caso, vedete, ho scritto, ho preso questi dati, no? Ho caratterizzato questa curva su una serie storica di dati, e poi che cosa gli ho detto? Definiscimi, sviluppando quella formula che vi ho fatto vedere prima, no? Ma è una funzione di Excel, non è niente di che. Ho detto tra 10 mm all'anno, allora chiaramente solo una cosa, cioè
la gaussiana è simmetrica, noi dobbiamo considerare solamente valori da zero in positivo, perché consideriamo una velocità che aumenta, no? Quindi che cosa ho detto? Da 10 a 70 mm, che probabilità ho che mi cada un valore tra 10 e 70? Che probabilità ho che mi cada un valore tra 0 e 10 mm? Che probabilità ho che un valore mi cada per una velocità superiore a x massimo, ovvero a 70 mm? E quindi mi sono definito delle probabilità. Questa è esattamente la stessa curva che abbiamo visto prima, questa curva qua. Ma mentre questa qua è un'analisi di frequenza su valori reali, no? Questa qua è una funzione che è una gaussiana, no? Quindi se noi andiamo a fare il confronto, vedete qua sotto, cioè questa è la gaussiana e questa qua è la curva di frequenza, quindi io posso, in questo caso qua, posso dire però questa gaussiana sottostima la prima parte, invece sovrastima la seconda, no? Quindi c'è quel valore di probabilità che io defino, ma questo è un problema di funzione, cioè voglio dire, qua probabilmente ci vuole un'iperbole che in qualche modo, oppure non so, valutiamo, no? Però qui nella zona, in questa parte qua, ho messo insieme le frequenze e qua ho messo la differenza tra queste due curve qua, perché vedevo che con la media il culmine, il picco, no, di probabilità mi veniva non nella zona dove ho la massima quantità di valori. Allora, invece di usare la media, ho usato la mediana, che è una media pesata sulla base proprio della frequenza. E quindi l'ho modellata un po'. Poi vediamo che qua forse non va bene, anche qua ci vorrebbe una curva, no, che fa così chiaramente. Quindi non stiamo qua a discutere su questo discorso e non voglio neanche farla troppo complicata, perché non è che noi ci possiamo inventare. Io immagino che voi poi pensiate sempre, ma io con tutto il Cristo di roba che ho già da fare, no? Cioè tu arrivi tu e mi dici ancora che devo fare questa cosa. Io lo capisco bene, però di fatto comunque fare come stiamo facendo adesso, secondo me, cioè veramente, cioè come dice Zeno, la volta che poi su una frana ci finisce qualcuno sotto una frana e prendono un perito del Politecnico e ci vengono a dire come abbiamo utilizzato questi dati, ma non so, cioè nel senso, bisognerebbe fare qualche riflessione, no? Secondo me, se fosse specificato nella verità con quello che tu ci hai appena detto, cioè che il dato è trattato statisticamente e ci troviamo di fronte a degli accadimenti che possono essere probabilistici, sarebbe fondamentale, sarebbe, quel bollettino lì sarebbe perfetto, non dovrebbe con questo essere una scusa per rilassarsi, ma nel caso ci sia un accadimento si entra in un discorso di probabilità, quell'accadimento aveva probabilità di un certo range di probabilità di succedere ed è successo. E allora quello che tu stai dicendo adesso entrerebbe dentro un modo diverso di pensare da chi poi valuta i fatti, se non saremo, sono anche altri organi dello Stato. Sarebbe, secondo me, però, dire due cose. Una cosa è la cura e il dato di continuo che ha un senso, tutto questo, un bollettino ha un senso, dalla lettura a carrello. Perché la lettura a carrello fanno due volte all'anno, perché un caso arriva la comunicazione, salta l'aria al sindaco dopo tre mesi, io sono quasi d'accordo all'area, a cercare di spiegare a lui che non era il caso che sia, che si aiutasse tanto, cioè difficile. Quindi quello che è la lettura a carrello, che è il suo equilibrio, che abbiamo visto oggi i dati più belli del cinematismo vengono fuori dal classico chilometro inventato 30, 40, 50, senza tante barre. Quindi anni per dire 70 il miglioramento non è stato eccezionale, quello di una lettura a carrello può essere molto più significativa di tutta una serie di tecnologie moderne che sono molto incerte. Però il problema è che non ha la tempestività di informazioni che poi dovrebbe diventare una condizione culturale per gestire qualche cosa che si chiama adesso la rigore, che
nulla a che vedere dalla rete di cui si sta parlando, è una rete di caratterizzazione del problema, ma è proprio è fuori il tema, secondo me. Dovrebbe separare il tema, cioè, la comunicazione dovrebbe essere una, diciamo, comunicazione tra virgolette quasi informale e scientifica sul comportamento di un fenomeno che non può avvicinarsi a quello che è un ruolo di protezione civile. In sostanza è sbagliata la definizione di politica. Anche se questo fa cadere un pochino il problema, perché uno dice ma se neanche siamo in grado di gestire la sicurezza in presenza di frane conclamate, conosciute, note, e quando lo dobbiamo fare? Quindi ci sono effettivamente delle cose da discutere, però fatto come viene fatto ora lascia veramente pochi di dubbi, anzi a me. Io non posso che essere d'accordo con le osservazioni che state facendo. Certo, se posso spezzare una lancia a favore dei miei colleghi regionali, a fronte della tua osservazione, i miei colleghi regionali che hanno anche scritto disciplinare direbbero che non si vuole dare tutto questo significato a questo disciplinare, che il disciplinare è nato per fare rete tra tutta una serie di soggetti che si occupano anche di pianificazione, soprattutto di pianificazione territoriale. Voi lo sapete meglio di me, no? Nel senso che molto spesso si strumenta un sito, c'è stato l'evento alluvionale e quindi il funzionario regionale non sa che le risposte dare nell'immediato, quindi in qualche modo avere uno strumento che magari ti duri 2 o 3 anni, magari di controllo, magari esterno alla frana, può darti delle risposte. Il problema è che poi questi dati, fino ad adesso, sono stati inseriti direttamente all'interno di questo disciplinare, il quale però, ripeto, le sue funzioni, c'è scritto anche nel disciplinare, non sono di protezione civile, sono solamente di provare a dare un indice di attenzione, punto. Cioè, non è che vuole avere qualcos'altro. Il problema è cosa diceva Zeno, cioè, e poi dopo come viene presa questa cosa se dovesse succedere qualcosa? Cioè, io non so, infatti, cioè, veramente, cioè, io volevo in qualche modo, cioè, porvi questi aspetti perché avrei veramente bisogno di risposte da parte vostra, perché poi, cioè, tra l'altro io lavoro in un posto dove ti dicono misuriamo, c'è questo disciplinare, il dirigente ARPA in qualche modo, non voglio assolutamente essere polemico, però ti dice c'è un disciplinare regionale, dobbiamo seguirlo, no? Cioè, se tu gli dici ma secondo me non capisco bene come funziona, ti dicono vabbè, lavoriamo eventualmente per modificarlo. Poi sapete con la stratificazione di interessi, di burocrazia, di cose che... Ma soprattutto chi lo fa? Lo faccio io provando o magari... Non so, cioè... Volevo solo porvi questa aspetto. Dobbiamo anche avere l'onestà intellettuale di dire che tante volte i chilometri sono stati utilizzati in modo strumentale, sia da noi professionisti, sia dai funzionari. Questo è legato alla pianificazione territoriale. Allora, quando ci fa comodo, li imponiamo come norme nell'ambito del piano regolatore. E poi, e diciamo, sì, va monitorato per 3 anni e poi vediamo se si svincola o meno l'area. Allora, intendiamoci, se ne facciamo un uso anche un po' smodato e strumentale da un punto di vista, poi non lamentiamoci se qualcosa ci si ritorce contro. Io sono sempre stato molto dubbioso sull'efficacia dell'uso degli inclinometri ai fini urbanistici, oppure per permettere dopo 3 anni, 5 anni di letture lo svincolo meno dell'area. E questa è una delle tante conseguenze. È la stessa cosa che con gli stessi inclinometri sono quelli che entrano poi nella banca dati del monitoraggio. Quindi lamentiamoci perché ci creano delle responsabilità per qualcosa. Nello stesso tempo noi abbiamo anche sfruttato i benefici o comunque le misure in altri campi, in altri termini. Magari dicendo la stupidata. No, ma non è giustissimo, visto che sono tutti i benefici, cioè è così una cosa. Tanto è vero che appena succede un qualcosa, c'è il microfono del TG che intervista il politico e tranquilli, il fenomeno è monitorato dai nostri tempi.
e monitorata, allora andiamo ad intervenire tranquilli. Esatto. Questo è un problema dei politici, politici che sono sul territorio e l'unica cosa di fronte a delle frane come quelle che abbiamo visto per loro, l'ho visto stamattina, per loro cosa puoi fare? Ti va su un mezzo incarnato? No, di pianto di un inclinometro. E questo manda tutto a dormire più tranquillo. Il professionista non è che ci trovi tanto giovamente, sì, è nel suo lavoro, fa parte del suo lavoro, questo sì, ma è la posizione del territorio che trova il giovamento dal fatto che ci siano di chi o meno i chilometri di alto. Ancora non si capisce. C'è un problema, c'è la frana. Ora, dopo che abbiamo fatto la presentazione della frana, vorremmo dirgli a qualcun altro che cosa sta facendo questa frana? Quindi per dirglielo che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dare una profondità, una direzione di spostamento, una velocità, eccetera. Quindi il primo elemento di base è il vecchio chilometro. Poi sta a noi verificare se questo discorso qui può esaurirsi in una interpretazione del fenomeno e quindi attraverso una serie di, non so, uno, due, tre, quattro anni, quello che diciamo, dicevi tu, arrivi a dire la frana è stabilizzata, è crescente, è attiva o no. Perché poi siamo lì, il problema è che se su una frana attiva non riesci neanche a respirare e su una frana stabilizzata fai quello che vuoi, tra virgolette, urbanisticamente, il problema nasce lì. Quindi o noi, non è che possiamo dire, una volta che è andata in frana, dice che è attiva e riesce a sostenere l'inedificabilità soltanto perché vedi le striature, vedi le depressioni, vedi gli alberi storti, vedi dal numero. Quindi se non ci sono strumenti in gioco, il problema è che questi strumenti bisogna capire, essere diciamo anche onesti con noi stessi, non sono sufficienti oggi a dare quel livello di sicurezza che chiede l'opinione pubblica, che chiede il sindaco. Bisogna essere sinceri in quello. Certo. Perché sennò ci andiamo a finire di mezzo noi come categoria, come professionista, come ente di controllo, perché se no non è che uno con diciamo, un airbag se vai 250 all'ora contro un muro non gli succede nulla. E questo è l'esempio, secondo me. Poi, ma io sono assolutamente d'accordo, però sono d'accordo anche con te, con quanto dicevi, che a volte però questa cosa ci ha anche fatto comodo. Chiaramente adesso stiamo chiedendo a una bicicletta di andare come una Ferrari, secondo me. Quindi, però poi io adesso non voglio dire, però lo vedo qual è un po' il sistemino di attribuzione di finanziamenti, no? Cioè della regione, tutti i comuni che hanno avuto delle problematiche, poi c'è il geologo che dice vabbè ci faccio 600.000 euro di lotto di intervento, facciamoci anche un inclinometro che tra l'altro mi dimensiona anche come fare l'opera di difesa, così. Cioè c'è un sistemino, ma questo non cambia niente, cioè io capisco che il problema è che non possiamo neanche poi, però, da un punto di vista dire fondamentale, ma dall'altro poi fare credere, come dicevi tu, che questo possa essere la panacea per qualsiasi controllo, cosa che invece non, per il momento invece secondo me c'è una grande contraddizione. Cioè, io vivo questa forte contraddizione e di conseguenza la vedo su tutta l'ambito della professione. Grazie. Grazie ai relatori che in effetti hanno sollevato alcuni dubbi, alcune perplessità, ma anche ci hanno fatto vedere delle cose decisamente interessanti. Giusto un commento per commentare le ultime cose che abbiamo visto e che abbiamo detto, anche perché giustamente è stato tirato in ballo anche l'ordine in questo ruolo di coordinamento che stiamo tentando in effetti di fare, perché ci siamo comunque resi conto, anche noi comunque, che ci sono delle problematiche di utilizzo e di interpretazione di alcuni protocolli, di alcune norme. Noi da un po' di tempo con ARPA in effetti stiamo tentando di avere un rapporto di collaborazione, lo sapete anche voi, abbiamo organizzato con loro
altri eventi simili a questi, corsi e seminari, proprio perché di fatto loro rappresentano per noi professionisti molte volte l'elemento contraddittorio, non solo l'ente strumentale con il quale poi ci confrontiamo tutti i giorni. Ben vengano queste sollecitazioni, perché se ci si rende conto che lavorando su e utilizzando poi la strumentazione sul territorio ci sono delle cose da sistemare, proviamo a evidenziarle, se riusciamo a raccoglierle e farci un po' un ragionamento complessivo tutti insieme, ritengo che non ci saranno sicuramente problemi andare da ARPA e perché no anche in regione a discutere, però abbiamo bisogno anche di un riscontro che venga da parte vostra, insomma, problematiche di utilizzo, dubbi, perplessità, siamo ben lieti di raccogliere e valutarle insieme, anche per sistemare e fare in modo che poi questi sistemi funzionino sempre meglio, per evitare appunto poi una serie di situazioni che ci possono compromettere anche la nostra professionalità. Questo per dire che comunque l'attività del Consiglio è volta anche in questa direzione, per cui ben vengano delle proposte per sistemare alcune cose. Un commento, in realtà, anche questa è la rete di monitoraggio, in realtà io ho avuto occasione professionale di utilizzarle, mi sono reso conto confrontandomi con i colleghi che in realtà forse scaturisce anche da una necessità in parte legislativa che ha l'organo strumentale ARPA e la Regione di cominciare a mettere a disposizione una serie di informazioni che prima, come sappiamo, non erano neanche quasi accessibili, sia dalla cartografia che dati tematici, dati ambientali. Adesso non per giustificare il loro operato, però mi sono reso conto che loro hanno da una parte la necessità di fornire questi dati e renderli utilizzabili anche a noi professionisti. Molte volte i colleghi di ARPA mi hanno detto e ci hanno riferito che è bene che questo scambio di informazioni non sia a senso unico, cioè anche noi che lavoriamo, operiamo sul territorio, se abbiamo e vediamo delle cose che non funzionano dobbiamo interagire con loro, non necessariamente passando attraverso l'ordine ovviamente, ma soprattutto magari anche dare a loro un riscontro diretto di quello che facciamo sul territorio. Per mia esperienza diretta posso dire che i funzionari sono apertissimi a questa dinamica, per cui ben venga. Io chiuderei qua la giornata, vi ricordo, se solo per l'escursione, semplicemente che il giorno dell'escursione anche lì dovrete firmare la testata, la frequenza di firmare, poi i colleghi vi lasceranno poi l'attestato.